Continuiamo con l'intervento dell'onorevole Francesco Urraro, consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ringrazio Angelo Giannelli con cui va avanti un rapporto, cioè, di dialogo proficuo da tempo intorno ai temi della cultura. Ha sempre rappresentato, cioè, questa immagine dirompente di un simbolo della napoletanità inclusiva di una serie di fattori sociali, ambientali, perché poi la dilamazione del suo impegno, come avete sentito, è andata un po' in tutti gli angoli vitali del nostro vivere civile, nel momento in cui lui ha intercettato i bisogni primari della persona, dell'uomo, ma anche del valore uomo, perché qui sono in gioco, attraverso i temi connessi alle illegalità o alla legalità, i valori costituzionali, la compressione dei diritti, la compromissione degli stessi, intorno ad un dato che è quello di un'educazione civica, come ben si diceva, che in questa fase va poi a confrontarsi, se non a scontrarsi, con altre forme educative o diseducative, su cui arriverò tra poco, cercando di non tediarvi, perché il tema Pulcinella della legalità, di cui ha questo straordinario saggio, intercetta davvero tanto dei nostri territori. Siamo a Sant'Agata dei Goti questa mattina e ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questa splendida ospitalità ed accoglienza, ma è la cifra, questo territorio, di un'area del Mezzogiorno, di larga parte, credo, anche della nostra bella Campania, che include una serie di anche di contraddizioni, no? Rispetto a delle bellezze, a delle potenzialità enormi che sono incarnate benissimo da questa cittadina, che mette insieme storia, cultura, tradizione, e lo testimonia l'osservatorio presente, l'uditorio presente da parte di ciascuno di voi, ma mette insieme anche tante criticità nel momento in cui abbiamo degli indicatori connessi alle disfunzioni delle illegalità, tra i peggiori d'Italia, le classifiche annuali del Sole 24 Ore che leggiamo sovente, rappresentano purtroppo la nostra regione, i nostri territori bellissimi, con delle potenzialità enormi, con delle strutture davvero importanti, ma purtroppo riusciamo a far fatica a risalire determinate posizioni. Quello che dicevamo poc'anzi è quello che abbiamo l'obbligo morale di portare avanti. Oggi intorno ad un testo, ma intorno soprattutto ad un rafforzamento di un fronte comune civico, istituzionale, che non può che rafforzarsi. Penso al mondo delle istituzioni, dell'associazionismo, alle principali agenzie educative. Abbiamo questo obbligo per contrastare un fenomeno che è quello delle illegalità, dalle piccole alle grandi. Abbiamo avuto grandi e grosse organizzazioni criminali che sono state comunque smantellate, ma che rappresentano una forma di cultura o di sottocultura che è un qualcosa che anche sotto il profilo sociologico, criminologico, abbiamo autorevoli esperti qui presenti, non può non essere attenzionato. Il fenomeno della criminalità, quella comune e quella organizzata, è un fenomeno che va avanti da oltre 200 anni. Se un fenomeno va avanti da oltre 200 anni, non è addebitabile esclusivamente a delle fasce critiche, a delle fasce deboli, è addebitabile trasversalmente un po' a tutti, compresi anche, diciamo, i cosiddetti colletti bianchi, che in qualche modo avranno sicuramente contribuito attraverso delle operazioni raffinatissime, come le definiva Giovanni Falcone, a anche una illegalità di rilievo internazionale, transnazionale, con un'evoluzione del metodo criminale, del metodo mafioso, che è andato anche molto oltre ed è andato anche nelle infiltrazioni dell'economia legale, nelle professioni, nella sanità, nell'università, quindi tante le dinamazioni da piccoli segnali. Ma quello che preme a noi in questa fase è proprio una partenza dal basso che è partita attraverso l'indagine di Angelo a Caivano. Lo dicevamo, Caivano è uno dei tanti parchi e delle tante zone critiche dove lo Stato per tanto tempo è stato poco presente o del tutto assente, e che ha fatto sì che si sono
incancrenite delle situazioni che hanno condotto soprattutto a minare le fondamenta del nostro vivere civile, i ragazzi, i giovani, ma soprattutto le vulnerabilità, le fasce deboli. Qui vediamo presenti associazioni che rappresentano il mondo della donna violata, della donna che proprio in questo periodo sta emergendo in tutta la sua forza, in tutta la sua valenza, anche attraverso, uso talvolta parole forti, ma sono parole dettate anche da un'analisi dello stato dell'arte, da una sorta di progetto di devastazione o di distruzione della donna, perché se noi vediamo, oltre alle morti, che sono arrivate a dei numeri davvero raccapriccianti, abbiamo delle donne tantissime sfregiate con l'acido, date alle fiamme, tagliate a pezzi, messe nei sacchetti, insomma un qualcosa che sembra da film dell'orrore, ma che porta ad evidenziare a dei dati che sono quelli dei ragazzi, partner, ex partner, marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato, quelli documentati dal numero verde delle pari opportunità, quel famoso 1522, che ci porta dei soggetti che dovrebbero essere quelli maggiormente protettivi in un ambito familiare o di tutela, ma spesso sono quei soggetti che portano alla morte, che non sono né bravi ragazzi né infermi di mente, ma sono dei criminali che anche sotto il profilo criminologico hanno seguito un percorso di formazione criminale. Gli esperti qui presenti sicuramente potranno documentare e testimoniare come si arriva a commettere determinati crimini non dalla sera al mattino, ma c'è una sorta di formazione criminale, no? Che è comunque analizzata e che deve essere attenzionata. Noi siamo stanchi, lo dicevamo con Angelo e lo abbiamo anche verificato nel corso del tempo, l'esperienza in Commissione Giustizia, in Commissione Antimafia, nella Commissione Antidiscriminazione, ci ha condotto spesso anche ad una normazione schizofrenica, emotiva, su cui si norma continuamente anche rispetto alla mediaticità del caso, del momento. Quel termine brutto, femminicidio, è nato negli anni passati intorno a quel termine, intorno a delle casistiche pesanti, nacque quella norma, la legge sul femminicidio 119, che ha condotto anche ad un piano di azione straordinario con un impegno di spesa all'epoca importante, ma che via via ha perso un po' di contenuto, per cui il vero piano di azione straordinario è quello di cui si discute oggi, per esempio in questa bella mattinata, che mette insieme davvero un'azione straordinaria sotto più fronti e più profili. Vi dicevo, siamo stanchi di normare, siamo stanchi di reprimere, perché il nostro quadro ordinamentale è talmente ampio e completo che non vi è un dato del nostro vivere civile o incivile che non è normato, sanzionato, represso, analizzato anche dalla giurisprudenza nazionale ed europea, quindi anche internazionale, penso anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per cui cosa bisogna fare? Io, diciamo, anche da avvocato, da difensore dei diritti dei cittadini, sono costretto a fare un passo indietro, a custodirli questi diritti prima ancora che difenderli, e bisogna necessariamente rivolgersi a questo mondo dei pilastri educativi che sono rappresentati dalle nostre famiglie, dalle famiglie e dal mondo della scuola. Talvolta questi due mondi hanno anche vissuto un rimbalzo di responsabilità. Spesso la famiglia ha delegato in bianco il progetto educativo alla scuola e la scuola di rimando. Questa cosa è andata avanti per troppo tempo, ma anche oggi vedo che, seppur con qualche piccola nota critica, questo nuovo fermento ha portato ad un potenziamento di questi principali pilastri educativi. Ci confrontiamo però rispetto all'indagine di Angelo, allo scritto, e lui ha anche intercettato dei passaggi, ma anche ciascuno di voi dai propri osservatori, con una terza formula, chiamiamola così, educativa, io la chiamo talvolta diseducativa, che è quella del mondo del web, è il mondo del telematico che ha invaso, ha stravolto le nostre vite, soprattutto quelle dei ragazzi che in tante occasioni sembrano quasi estraniarsi, come se vivessero in un videogame di cui non si intravede via d'uscita. Il tema non è quello del web, il tema è questo nuovo approccio dell'educazione digitale, che crede una nuova sfida che debba
essere attenzionata, cioè, da parte di tutte le istituzioni e i pilastri educativi. Spesso quel linguaggio violento, quella formula violenta nei confronti del ragazzo, tra bambini, tra donne, tra disabili, ecco, quella formula discriminatoria, perché tra l'altro l'Istituto Toniolo, un istituto attento all'evoluzione del nostro paese che cambia, ha documentato che in larga parte tanti ragazzi, in alta percentuale, conoscono questo mondo del web soltanto per denigrare, per diffamare, soprattutto verso determinati ambiti e settori del nostro vivere civile. La violenza e il linguaggio violento che rappresentano la prima forma di illegalità, perché quell'indifferenza a cui faceva riferimento Angelo è un termine che abbiamo esaminato a fondo, soprattutto in un'indagine conoscitiva che abbiamo portato avanti con la senatrice Segre, attraverso una conoscenza di tutto il mondo dell'antidiscriminazione, quindi di tutto il mondo dell'antisemitismo, del contrasto ad ogni forma di intolleranza, del contrasto al razzismo, ma che ha condotto anche ad una virata verso questa forma di illegalità che parte spesso dal web sotto il profilo del linguaggio dell'odio nei confronti del ragazzo bullizzato, della donna, della fascia debole, del soggetto vulnerabile, del disabile, ma non solo, perché anche l'illegalità, diciamo, oltre ad essere consacrata in questi canoni che conosciamo, noti, no? Ha avuto mille rivoli, anche, diciamo, un elemento minimo come un inestetismo, un neo, oppure il fatto di essere più alto, più basso, più grasso, più magro, ha iniziato un percorso critico che ha condotto anche a formule di istigazione, formule di violenza, prima verbale e poi fisica. Credo che questa nuova sfida che Angelo oggi ci sottopone, che è quella del contrasto ad ogni forma di illegalità attraverso la maschera, non può non attenzionarci questo nuovo fronte, questo fronte telematico e questo mondo delle piattaforme con cui dobbiamo necessariamente interloquire. Chi come me e come altri presenti in sala si occupa di giustizia e di diritti e di diritto sa che abbiamo, come dire, la possibilità come persone fisiche di intercettare determinate condotte negative. Ci confrontiamo però con un nuovo mondo che va verso delle illegalità che dovrebbero essere arginate da persone fisiche, ma vengono arginate da una barriera di algoritmi cosiddetta. E questo a tutti i livelli, verso il mondo dei ragazzi, verso il mondo delle donne, verso il mondo dei disabili, si arriva a compiere gesta illegali, spesso in conseguenza di azioni connesse al verbo, alle parole. Ed è un dato critico perché, in particolare, il rappresentante di Google Italia, persona fisica con cui più volte, diciamo, abbiamo avuto modo di interloquire, e credo che possa essere incluso in questa, anche nel prosieguo di una discussione su questo testo e con gli autorevoli ospiti presenti, ci rappresentava che tante frasi illegali, soprattutto con contenuto violento nei confronti delle fasce più vulnerabili, scusate se le cito spesso, ma i bambini, gli anziani, le donne e i disabili sono i principali oggetto di questa formula illegale continua e di questo linguaggio violento e dell'odio, se non di forme di violenza che nel mondo del web non sempre riescono ad essere intercettate, perché magari Francesco Urraro, persona fisica, può intercettare una parola che secondo l'ordinamento italiano può avere, diciamo, uno stop, ma nel mare magnum del web in cui ci troviamo, quella parola può avere una valenza diversa in Arabia Saudita, in India o negli Stati Uniti. E lo stesso rappresentante di Google ci informava che sul canale video YouTube vengono caricati, non intercettati come video violento e illegale nei confronti di quelle fasce deboli, più di 500 ore di video violento al minuto.
Quindi mentre noi stiamo parlando, pensate un po', c'è un mondo planetario che va a 1000 all'ora rispetto a noi, che oggi qui a Santa Agata dei Godi mettiamo insieme più osservatori meritoriamente, ma abbiamo questa necessità di un qualcosa molto più veloce di noi, che sta andando in una maniera pesante avanti e che non riesce ad essere intercettato. Questo poi provoca una sorta di effetto domino, con istigazioni, commenti, condivisioni, e che sta portando anche alla figura del bullo e del bullizzato ad una mutazione, perché mentre prima il bullizzato, per effetto di un comportamento, di una condotta illegale, ritornava magari dopo la mattinata a scuola e l'uscita tra le quattro mura domestiche, aveva un perimetro difensivo, mentre oggi abbiamo risultanze di ragazzi bullizzati H24 anche la notte attraverso l'uso smodato dei dispositivi elettronici che hanno invaso le nostre vite. Questo è un tema importante, fondamentale, che tutti stiamo attenzionando, anche perché lo sbarco sul mondo del web si è anticipato di non poco, parliamo di poco più che ragazzini. 5-6, poi gli esperti mi supporteranno anche su questa cosa. Come quindi arginare questo percorso? Lo ripeto, anche nell'esperienza attuale al Consiglio di Stato più volte siamo intervenuti, cioè, sui grandi temi legati ai diritti soggettivi, agli interessi legittimi fondamentali, ma non abbiamo più possibilità di intervenire e di risolvere attraverso, cioè, la repressione. Quello che conta è questa grande opera preventiva, sociale, culturale, che anche intorno ad una maschera, anche intorno ad uno scritto ed uno scrittore illuminato come Angelo, che si è fatto carico di analizzare un fenomeno attraverso, cioè, qualcosa di importante su cui puntare, perché oltre alle principali agenzie educative noi non possiamo non puntare sulla cultura, sulla bellezza dell'arte, della cultura, intorno a cui si costruisce tanto e intorno a cui abbiamo anche un obbligo, che è quello della difesa. E oggi stiamo attenzionando soprattutto il mondo della musica a Napoli la morte del povero Giovan Battista, suonatore di corno, ha portato ad una attenzione, cioè proprio al conservatorio di San Pietro Ormaiella, dove siamo stati anche con la scolatura di una tarda con il presidente Carbone, per attenzionarci a una via di sfogo importante, il suono, l'arte, la musica, e non per amplificare e valorizzare determinate condotte che, ripeto, partono molto dal mondo del web. Quello stupro delle due cuginette di Caivano, purtroppo ripreso a quanto pare nella ex piscina Delfinia, è stato, secondo i dati delle piattaforme telematiche, uno dei video più ricercati, perché si voleva vedere, divulgare, diffondere, in una sorta di effetto domino carismatico di un male che purtroppo riesce più a far notizie, perché sono invasi da queste notizie che vengono anche supportate. Iniziative di bene normalmente fanno meno audience rispetto, cioè, a situazioni più delicate. Io ci sono in questo percorso e in questa fase sono certo che questa interlocuzione, anche con l'amministrazione comunale di Sant'Agata, così attenta a questi passaggi, proseguirà, e vi auguro un buon prosieguo. Grazie.